Buongiorno signori, oggi facciamo un giro, andiamo a provare questa Ford Focus che è una macchina del 2019, ok? Una macchina che è una 1500 diesel da 88 cavalli. Vi do due dati così veloci. Comunque la macchina è revisionata fino a maggio 2025, stiamo parlando di un Euro 6 di temp, quindi non abbiamo nessun problema di circolazione. Lunghezza siamo sotto i 4,40 m. Ok, quindi do questo dato che non ero, mi ricordavo perfettamente. Comunque fate conto che è una classica Golf, grosso modo siamo sui 4,30 m, quindi qui siamo sui 4, sotto i 4,40 m, vuol dire che abbiamo in mano una macchina che non è una station wagon, però è una macchina che non è piccolissima, ok? Quindi ci posso fare la famiglia, magari piace anche a quelli che disdegnano la station wagon. È un po' mix, a 5 porte, diciamo. Allora, si vede subito a freddo che comunque è una bella prestazione, pur essendo un motore che non è grandissimo perché è un 1500 diesel a 120 cavalli, quindi non avete dei costi, diciamo, di gestione alti, costi assicurativi, consumo, queste cose, però lo spunto non manca. Logicamente è una turbo diesel, un'iniezione diretta, insomma, delle caratteristiche ormai dei diesel più evoluti dei giorni nostri. Navigazione. Beh, le solite cose, diciamo, navigazione, possibilità di connettere il telefono, abbiamo comunque il suo pacchetto cruise control. Abbiamo le in-assist che a tanti piace proprio per il discorso del mantenimento della corsia, ok? Che è sempre acceso, lo devi spegnere se lo vuoi spegnere. La macchina comunque è un maggio 19, quindi la macchina che ha fatto fa adesso i 5 anni. Cioè. Poi è bella, è piacevole da guidare, guardate la macchina a freddo, presa, ah, c'è una terza che fantastica, da sorpasso, come dico io. Vedi subito la macchina, non è che devi andare a fare milioni di chilometri per capire com'è il prodotto. Cambio, frizione, tutto il resto è bello. Anche il volantino c'è, cioè proprio come presa, come sistema, come pugnatura, anche la pelle è morbida. Perché poi voglio dire, no, oggi come oggi, adesso facciamo un discorso un po' così, perché tanto guarda, la macchina non è che va bene di più, secondo me, poi venite a vederla e provarla. Cioè, tutte queste pubblicità che sento di macchine nuove, così, ormai sono più di 20 anni che faccio solo l'usato e credo nell'usato, ma cioè, parlano tutte dell'accessoriettino, no? Cioè, dice, ah, cosa c'ha? C'ha l'app, c'ha questo, c'ha il monitor, c'ha qui, ma vogliamo parlare un po' della macchina su strada, com'è? Cioè, se è un telaio che entro in curva, che mi risponde bene, che non mi dà sensazioni strane, se il motore ha una bella coppia, se il motore lo metto in sesta marcia, accelero e comunque mi riprende senza singhiozzare, ma un tiro continuo, se è silenziosa mentre vado, se la sensazione tattile che tocco il volante, le cose, se mi dà solidità, cioè. Parliamo un po' della macchina, del prodotto, del telaio, perché se no stiamo vendendo un telefonino alla fine, no? C'ho questa app, c'ho questa cosa, mi connetto, ma anche
macchina è un'altra cosa. La macchina è un insieme di metalli con delle ruote che mi portano in giro, dove io ci metto la mia vita sopra, signore. Ci metto la vita e ci vado in giro con tutti i rischi e pericoli, perché c'è la sicurezza attiva, ma la sicurezza anche passiva. Ecco, poi approfitto anche di questo video per dare una risposta a un cliente che mi ha scritto, ma non c'è nessun problema, non ce l'ho con nessuno, però volevo dire, questo è il signor Franco, mi ha chiamato da Firenze, cioè ha fatto un ragionamento che secondo me va spiegato, perché dice no, ma io la macchina qua mi piace, lei mi garantisce, sì, garantisco tutto, ci mancherebbe, cioè sulla macchina, il chilometraggio, tutte queste cose qua, il buon funzionamento del prodotto. E dice no, lei me la manda di qua di là, perché lei deve, l'usato deve avere, ma cioè io adesso voglio dire al signore e anche a tutti, guardate che le macchine usate non sono tutte uguali, poi la conformità europea eccetera eccetera va benissimo, è la prima regola, è la prima base, bisogna comunque certificare la vettura ed è giusto, perché uno dice compro compro della frutta, voglio sapere dove è stata prodotta, chi me l'ha impacchettata eccetera eccetera, voglio una filiera, no? E lo stesso cerchiamo di fare noi, dire guarda, la macchina proviene da questo tipo di fornitore, i chilometri sono questi, ci sono le chiavi, c'è tutto eccetera eccetera. Però quello che voglio far capire è che l'usato non è uguale, cioè una qualsiasi macchina, stessi accessori, stesso anno, stesso colore, può essere buona e un'altra può essere cattiva, cioè può essere non valida, avere dei difetti, dipende come è stata usata, se ha fatto le manutenzioni, cioè noi qua vediamo tutto il libretto nostro, da dove proviene, vediamo tutto l'elenco delle manutenzioni che ha fatto la vettura. Ma al di là di questo qua, io volevo dire, noi siamo un'azienda, una piccola azienda, siamo degli artigiani, diciamo, prendiamo le macchine, ripeto, non facciamo più il nuovo ormai da 20 anni, abbiamo fatto anche il nuovo alto, ma fa niente, ci crediamo nell'usato, andiamo a comprarlo, lo prendiamo, lo prepariamo personalmente, cioè anche io le preparo le vetture, quindi le puliamo, le igienizziamo, le smontiamo, le proviamo su strada, vediamo se hanno dei difetti eclatanti, poi non è che le rimettiamo a nuovo totalmente, cioè se c'è una difettosità che può starci, un rumorino, un qualcosa che fa parte dell'usura della macchina, ma che non è un problema meccanico eccetera, resta così perché è una macchina usata. Però al di là di metterci la faccia, voglio dire, noi siamo un'azienda che lavora nel suo piccolino, prendiamo le macchine, le prepariamo, c'è lo sfrisino, lo facciamo, c'è la tenda da fare, lo facciamo, guardiamo se le pastiglie sono finite, le cambiamo eccetera eccetera eccetera. Ecco, se questo signore o giustamente chiunque si avvicina al mondo dell'usato predilige, che ne so, determinati canoni o avere una scelta di centinaia di... non siamo noi il suo fornitore, noi siamo un'aziendina familiare, ci siamo da 50 anni, possiamo dire che lo facciamo con passione, perché se no non ci metteremmo a fare questi tipi di lavori. Cioè, siamo un po' dei restauratori, no? Io ho un po' la passione, che sia la bicicletta, che sia il mobile antico, queste cose mi piace restaurarle. Quindi quando prendo una macchina, faccio l'ipotesi come questa che ha 150.000 km e la ricondizioniamo, la lucidiamo, togliamo gli sfrisi, togliamo tagliando, se c'è il rumorino l'abbiamo sistemato, cioè, e la proviamo adesso e diciamo, cazzo, guarda qualche macchina che c'ho in mano. Macchina che c'ha 5 anni di macchina, che è nuova, mi costa 37-38, perché oggi costano tanto le macchine, magari costa anche di più, e la pago meno di un terzo, dico, ma guarda, secondo me è un prodotto che una persona normale che la prende e c'ha davanti ancora 8-9 anni per utilizzare la macchina, che alla fine dice, ma cosa ho speso all'anno? 600-700 euro, ma sei proprietario della macchina se lo dividi negli anni, no? Cioè, faccio dei ragionamenti così.
Allora dici, cavolo, che macchinettina che c'è, ma cosa mi manca? Voglio andare a comprare quell'altra perché è nuova e allora dico che è nuova, ma c'è, ma non ha scatoletta, senso, eh? Poi la macchina usata dovete vederla. Io dico sempre, guarda, c'è qualcuno in zona, mi chiamano da giù, c'hai il parente alla polizia, quello che è, mandamelo, gliela faccio provare, così l'hai provata, l'hai sentita, eccetera. Non voglio dopo discussioni, no, ma però mi avevi detto, no, vieni, la provi, la guardi, oppure bloccala, vieni, vieni su, la vedi, la provi su strada, la guardi bene, te la metto anche sul ponte se vuoi, e poi se ti va bene paghi e ti faccio l'intestazione. C'è problema, cioè, questo era solo per chiarire il modus operandi, perché questo signore, come altri che si affacciano lì sull'internet, dicono: ah, è l'usato, ho visto le foto di quella lì, ho visto le foto di quella, poi vengono da me, trovano un certo sistema, magari vanno da un altro, ne trovano un altro gigantesco, vanno da un altro, le trovano lì, buttate lì dentro un capannone, alla fine i soldi ognuno valuta come li vuole spendere nel migliore dei modi, e ognuno è libero di fare quello che vuole. Noi lavoriamo così, con le nostre garanzie, con le nostre certificazioni e il nostro prodotto, che, ripeto, lo prepariamo noi, non va fuori niente, dalla meccanica alla carrozzeria e il lavaggio degli interni, facciamo tutto noi, quindi ci sarà chi apprezza questo sistema di lavoro e chi invece lo vede una cosa ridicola e preferisce andare in gruppi di un altro. Io rispetto tutti per come voglio essere rispettato. Basta, era solo per fare questa precisazione e adesso continuiamo il nostro giro. Continuando, vi faccio vedere anche che la vettura ha i sensori di parcheggio, sempre con la visualizzazione nella macchina e dove stiamo andando ad avvicinarci. Climatizzatore manuale, abbiamo il traction control, quindi se uno sbaglia a guidare, fare una curva, c'è bagnato o quant'altro, è una cosa che ti salva. Io l'ho provato quando facevo i corsi così in pista, è una cosa per l'epoca molto impressionante, oggi siamo abituati. Vetri elettrici, specchiettini elettrici. Abbiamo anche la possibilità di richiuderli, avete visto, col tasto. Possiamo bloccare i vetri dietro. Okay. Abbiamo un po' questa finitura qua, finto carbonio interna, che è carina. Cose normali. Computer di bordo. È un Euro 6 di temp, quindi possiamo andare dove vogliamo, non abbiamo nessun vincolo di circolazione, anche perché dico una cosa così, ma l'Euro 7 su questi motori qui non lo faranno mai, perché sarebbe, siamo già ai livelli massimi come antinquinamento, poi tutto il resto è tutta pubblicità. Voglio continuare questo discorso, non andiamo dentro in una polemica. Quindi lane assist, navigazione, sensore di parcheggio, sesta marcia, cilindrata diciamo piccolina, consumi bassi, una bella prestazione, manca niente. Macchina da 150.000 e 540 km, IVA compresa il prezzo, ok? Quindi se avete agevolazioni, se scaricate l'IVA, eccetera, che vibra perché è in assist quando vede le linee. Distribuzione si fa tra i 180 e 190.000 km. Poi, signori, se volete farla prima, che dici no, guarda, preferisco fare una cosa globale, facciamo anche, ci mettiamo d'accordo, non è un problema. La macchina è ben tenuta, poi qualche puntino, qualcosina, una speccatina nel tastino dei vetri, cioè qualche cosina glielo trovate. Qua proviamo i freni bene. Ok. Climatizzazione funziona bene, temperatura regolare, rileva i cartelli stradali, quindi velocità, eccetera, frenata d'emergenza, cioè è una bella macchina, moderna, ha una cifra abbordabile che fino a 2 anni fa, quando c'era questo maledetto Covid, erano impazziti tutti, e c'erano delle cifre allucinanti.
oggi secondo me comprate un prodotto buono che puoi fare la famiglia, puoi fare tutto, piace anche comunque andare in giro anche il ragazzo un po' più giovane, perché comunque è una 5 porte, come ho detto prima, non è una macchinettina piccolina di 4 metri, è una macchina di 4 metri e 40, quindi se devi anche andarci in ferie non hai problemi. Bon, come sempre io vi ho fatto vedere che questa macchina qua che abbiamo in vendita con questi chilometri funziona bene su strada. Spero di vedervi, come dico sempre, anche solo per un buon caffè. Io vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.